Raga, penso che questo è l'ultimo video, il secondo è l'ultimo video con questa intro e poi vedo se cambiare perché non mi piace tanto. E vabbè, vi lascio il video. Buona visione. Bella a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video. Raga, oggi torniamo su un nuovo episodio del Mille Mystery. Perché ragazzi, ci stiamo sempre più avvicinando alla nuova season 8 di Fortnite. E siamo tutti tanti in hype apposta per la season 8. O almeno io. Comunque, raga, iniziamo con dirvi che questa è la situazione della nave madre, quella attuale di adesso. Scusate, sempre il telefono. Raga, è proprio sopra potere e da quanto dicono i leaker. Vabbè, ciao Elick. La nave madre dovrà portare via Podere Pannocchia proprio durante l'evento. Non è detto, ma sì. E raga, questo è un leak che l'ho preso, però non so che vuol dire. Ma c'è scritto: Mari potrebbe essere la protagonista della stagione 8. L'ho presa solo per la stagione 8, ma non so manco chi è Mari. Scrivetene sotto nei commenti per se sapete chi è. Poi, raga, questo è dell'evento. La durata dell'evento, Operazione Fuoco, sarà di 10 minuti o 15. Operazione Cieli di Fuoco sarà di 10 minuti e 15. Molto raccolto e un po' lungo. Penso che un quarto d'ora staremo lì. Già. Raga, ecco. Questo è quello che aspettavo di dirvi. Luoghi inediti per una mappa con nome in codice Demetra è in fase di sviluppo. Molto precoce. Ed è probabilmente per la sopravvivenza o il capitolo 3. Raga, prima di parlarvi di questo leak, vi voglio dire che non è detto, non è sicuro, però dopo la season 8 dovrebbe cominciare già il capitolo 3. Non è detto, non è sicuro, non prendetela sul serio. Seriamente, però è probabile perché le season, i capitoli sono sempre arrivati ad ottobre, da quanto hanno detto gli altri youtuber. Però non sarebbe manco il caso di far iniziare una season a settembre e finirla ad ottobre già, perché sarebbe solo 2 mesi, penso 3 mesi come le altre volte, di sicuro. Non è detto, però vabbè, volevo solo dirvi questo. Comunque, c'è negozio di canoa, grotta delle fauci di drago, azienda agricola, rovine della foresta, hotel infestato, centro visitatori escursionistico, centrale idroelettrica, campo, castello, dimora, prigione. Comunque, raga, è possibile che arriva una nuova modalità a parte da battaglia reale che terrà tutte queste città
che sarà una grossa mappa. Non abbiamo ancora la mappa in sé, però è possibile che nella season 8 ci sarà. Poi, trovato qualcosa con Ton Sim, potremmo ottenere una skin per la mummia nella stagione 8. Potrebbe essere rottamato, corrisponde al tema Jumpd. In arrivo nella stagione 8, i poi i punti di riferimento sono molto probabilmente ce ne sono altri, ma questi sono gli unici che sono trapelati. Raga, è confermato che la piramide ci sarà. I cubi pure, che il cubo Kevin di sicuro, ma il punto dei cubi forse ci saranno molti cubi, chi lo sa. Luogo dello schianto, raga, è quello della nave madre, che potrebbe essere Brugliere, la sfortunata città per luogo dello schianto. E raga, come vedete a schermo, è confermata la skin della mummia. Molto, molto brava. E non vedo l'ora. Come vedete sempre, confermatissimo la skin. E vabbè, ciao. È il posto della mummia. Comunque, devo mettere in descrizione i leaker che mi ha informato di tutto questo, anzi i leaker, perché sono tre persone che mi informano, anzi quattro, che mi informano di tutto questo, e quindi io li metto in descrizione tutte e quattro. E raga, Cubo Kevin non è confermatissimo. Come vedete a schermo è confermatissimo. Non vedo l'ora. Ma da quanto i leaker dicono, dovrebbe arrivare già nell'evento di fine stagione. Già. Poi, questa mappa è grande e ha molto. No, aspetta, alcune posizioni imminenti nella mappa sopravvivenza open world. Questa mappa è grande e ha molti altri punti di riferimento e poi incompiuti ed è ancora in lavorazione. Non abbiamo ancora certo le città, però abbiamo. E vabbò raga, abbiamo finito qua per oggi. Ditemi che ne pensate della nuova season e anche della nuova modalità a parte dalla battaglia reale. Io penso di togliermi la modalità prestazioni, che adesso ho la modalità prestazioni supported, ma penso di toglierla e tornare come prima con tutto salva il mondo, battaglia reale, creativa e vabbè, sapete. Vabbè raga, per oggi è tutto, da Mille Sentini, bella!